Intorno a noi ci sono misteri irrisolti, enigmi da svelare, dubbi incomprensibili. Tutto questo a Fessom, l'altra frontiera. Misteri chimici. In Sardegna, la prima miniera d'ossigeno? Odissea. Ulisse in Sardegna? Ramen, antica pietanza della tradizione sarda? Tutto questo a Fessom. Benvenuti amici, siamo quindi a un nuovo mistero. Dove ci troviamo? In che luogo ameno siamo arrivati? Bene, questa è la grande miniera di Fontana Raminosa. Poi la vedremo al suo interno, vedremo tantissime cose e ce le faremo raccontare anche da Richard, perché noi in alcuni punti non potremo parlare con voi, ci vedrete, ma non potremo parlare con voi. Poi vi spiegherò il mistero, perché si chiama Fontana Raminosa. A dopo, amici. Amici, bentornati a Fessom. Nuovo la fascinazione delle cascate. Vi ricordate il nostro giro fra le cascate della Sardegna? Ebbene, siamo qui a Iscadaias, questo posto meraviglioso dove si pensa sia arrivato anche Ulisse nel suo lungo viaggio per tornare a Itaca. Sono dei resti della nave, la vedete? Venite con me. Ecco, questo è un relitto, una parte dell'albero maestro della nave di Ulisse. Vedete? E si capisce che è un albero maestro perché fa sempre domande di geografia, storia, matematica e quant'altro. Questa è la grotta di Circe, la andiamo a scoprire assieme grazie ai nostri mezzi, grandi mezzi di Fessom. Questo costume impermeabile a ogni temperatura mi porterà sino alla cascata. Seguitemi e andremo con l'albero maestro di Ulisse. Via alla scoperta! Perché l'impastatrice? Perché qui, come vi dirò dopo, si estraeva un qualcosa di molto particolare, veniva messa qui e veniva realizzato un piatto enogastronomico. Poi vi spiego cosa. Siccome siamo in situazione Covid, andiamo a proteggere la testa, vedete? E poi qua, su questa bancata, abbiamo diversi caschi a seconda della pericolosità che affrontiamo in miniera. Iniziamo dal rosso, va bene? Cosa si nasconde dietro la cascata? Lo scopriamo!
Aiuto! La corrente è stata! Alice! Qui era dove il ramen veniva messo in delle teglie, vedete i furgoncini, portato su dove c'era poi il ristorante per darlo a tutti i commensali. Questa è una delle gallerie dove veniva raccolto il ramen, la galleria La Fenice, e ovviamente noi per entrare abbiamo il permesso e abbiamo la chiave. Andiamo ad aprire. Ecco, sono ben 70 chilometri di gallerie. Questa è una delle tante. Qui gli uomini scendevano, scavavano alla ricerca del ramen. Una vita durissima che poi ha portato alla miniera e ha portato al ristorante. Grazie. Sempre all'interno della miniera, in questa sala che vedete, aveva un cartello molto molto particolare: pericolo di esplosione. Veniva conservato all'interno di questa sala, prego venite con me, veniva conservato il ramen più piccante, quello più forte, più piccante, infatti era esplosivo, ok? Vedete qua, c'erano le tute dei cuochi per gestire il ramen piccante. Ci vediamo dopo. Vieni Antonio, vieni, attento alla testa, puoi sbattere la testa Antonio. Ecco, questi erano alcuni dei tavoli, delle gambe dei tavoli del ristorante che veniva portati qui perché non si umidificassero troppo all'esterno e quindi marcissero. Ok Antonio, ritorniamo alle gallerie, attento alla testa però che ci sono molti minerali. Richard, abbiamo appena visto, o vedremo adesso, comunque nella miniera esistevano dei fornelli. Ecco, cosa sono i fornelli? Li vediamo con le immagini, ce lo spieghi tu Richard? A dopo, su Fesson. Aspetta che stiamo un po' di pranzo. Amici e bentornati a Fesson, dove il mistero alberga, l'ospitalità dell'ignoto è fra di noi. Dove siamo oggi? Perché siamo qui? Siamo nell'entroterra della Sardegna. Le baronie, nome altisonante, molto importante. Cosa vorrà dire? Non lo sappiamo, altro mistero. Siamo qui perché dietro di me si staglia, lo vedete, una delle più antiche fabbriche di ossigeno di tutta la terra. Sì, di ossigeno, perché qua si fabbricava l'ossigeno, perché gli umani prima respiravano anidride carbonica. Ma perché vi dico ossigeno? Perché vedete quella torretta dietro di me, quel comignolo? Ok, lì era la fabbrica della macchina a vapore.
la macchina a vapore che produceva ossigeno, quell'ossigeno che in realtà, ma chi è che ci dice che non ci possa far male? L'ossigeno corrode il ferro, no? Lo lasci fuori all'aria aperta e si corrode, e allora perché non dovrebbe corrodere i nostri organi interni? Pensiamoci, potrebbe essere interessante, ma venite con me. Misteri. Oh, una strada. Misteri. Oddio! Oddio! Fermami, Ignazio! Ignazio! Attento, Ignazio, che si cade! Non so se l'hai visto. Venite con me all'interno della miniera di Guzzurra. Amici che state guardando Fessom, Fabio, Antonio, Gennaro, sali anche tu, venite dentro. Questo, pensate, è la cattedrale dove i guzzurresi venivano qui per santificare il dio Oxygen, questo particolare personaggio. Ma venite dentro, vi faccio vedere alcune cose particolari. Prego, venite. Siamo qua nella pianura sarda per vedere cosa, per andare a scoprire che cosa. Ebbene, dietro di me c'è l'antica sede di un'antica società italiana, più un laboratorio della consulenza d'immagine, un laboratorio che aiuta a parlare bene, aiuta a esprimersi meglio, aiuta a portare l'immagine della propria azienda, del proprio io, nel mondo. Ma qual è questo laboratorio? Eccolo qua. Venite però prima di andare dentro l'antica sede, come vedete c'è un cancello. Noi hanno mai fermato i cancelli? No, perché noi abbiamo un permesso estremamente speciale e soprattutto le chiavi. Andiamo ad aprire. Okay. Vedete? C'è questo marchingegno molto 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 antico. Ecco, si è aperto. Procediamo. Oh, grazie. Dietro di me l'antica sede, il Nuraghe Boes della Boes Factory. Immenso, immenso, quasi ti casca addosso. Amici, eccoci qua, e il mistero pian piano va a risolversi. Quindi abbiamo visto da dove veniva estratto il ramen, come si cuoceva anche all'interno di queste miniere grazie ai forni, e grazie a Richard, grazie mille. E qua abbiamo questo che era un silos, con l'arrivo del materiale dalla galleria della montagna antistante, veniva qua, il ramen veniva portato qui, veniva trasformato in salsa, scendeva giù, e da qui, da questi vani, la salsa per il ramen veniva colata sui carrelli, sui piatti che lo portava verso il ristorante. Vedete? Ecco il movimento. Si tirava questa leva che è abbastanza dura, e la salsa colava. Ok? Ecco, a Fessom i misteri non resistono più di tanto. Ecco, ci ha raggiunto il nostro esperto Thomas. Thomas, cosa ci dice? Visto che siamo in una miniera di rame, sì. Questo è il famosissimo forno per il rame, a girachita. Amici, misteri, guardate che cose splendide che succedono. Mamma mia, da qui il rame andava a tavola. Grazie.
siete giunti all'ingresso della sede antica di Voes. Ci diremo, possiamo entrare? Certo, basta chiedere. Permesso, si può? Abbassati. Antonio, abbassati, Antonio. Ok, vieni, c'è una prima parte, attenta alle corna, Antonio. Ok, ecco, siamo dentro al nuraghe. Come non vedersi il nuraghe è una puntata che vi ricordo, andate a vederla. Ma il nuraghe è immenso, ora noi non abbiamo le luci adatte, però ecco, questa è la prima stanza ed è veramente qualcosa di incredibile. Ragazzi, venite con me, guardiamo un po' il resto della sede Voes. Andiamo verso i laboratori che producevano immagini nell'antichità, non attraverso i mezzi che abbiamo oggi, ma semplicemente con l'uso delle mani e degli inchiostri. Andiamo. Qua c'è un'altra torre, un altro pezzo, e guarda lì, venite, stiamo registrando. Vai Luigi, seguimi, entriamo. Allora, vedete, qua c'era la segreteria. Qua si metteva la segretaria e accoglieva, faceva accoglienza. Prego, entrate. Venite, sono corridoi, i nostri laboratori. Andiamo avanti, attenzione sempre ai più sterili. Franco, ok? Andiamo. Ecco. Ecco un corridoio. Qua a destra c'è un'altra nicchia, mi sembra. Aspettate che accendiamo la luce. E qua continua il corridoio, non so se ve ne rendete conto. Sin laggiù c'è il corridoio. Prego, guardate che cos'è, ragazzi, è qualcosa di incredibile. E arriviamo a un'altra stanza, sempre un laboratorio, ma il corridoio continua, non si ferma, amici. Questo era la grandissima sede Voes. Eccoci qua e siamo arrivati. Questa serviva agli antichi voessiani per controllare il territorio. Qui, pensate, mettevano, adagiavano l'archivio, tutte le vecchie pellicole che si potevano col caldo come dire fare, e invece mettevano qui al fresco con le salsicce, le perette, e tutto andava a posto. Mangiavano per pranzo e tutto era a posto. Ci rivediamo fuori per i saluti finali. Ma solo all'interno, sotto di me, qui lo vediamo, ci sono i vasconi della zuppa di ramen, e all'esterno ce ne parlerà il nostro esperto Thomas. Arriviamo. Scendiamo in questo spazio che era probabilmente adibito dalla Voes Factory per come camera oscura per sviluppare le fotografie. Grazie a questo ritrovato della tecnica riusciamo a scendere e andiamo a vedere cosa c'è in quel buco là in fondo. Antonio, tu resta lì, ecco qua. Allora, qua c'è un altro buco, provo a inoltrarmi. Aspetta Antonio, Allora ragazzi, penso ci sia un altro corridoio. A questo punto, Antonio, faccio scendere anche te. Siamo qua dentro a questa sala immensa, grande, dove si svolgevano
i riti propiziatori per il dio Oxygen. Ecco, il dio, ma perché crediamo che sia maschile? Non sempre maschile un dio, ci sono le dee, ok? Eppure Oxygen infatti era una dea. Come facciamo a saperlo? Perché sono rimaste alcune testimonianze appese ai muri, le abbiamo viste nelle immagini della nostra squadra fatte da Rosanna. Le immagini riproducono pezzi del dio, o meglio, della dea Oxygen. Ma perché pezzi? Perché la dea regalò ai Guzzurresi una sua effigie. Poi un giorno, un tempo in cui la dea si accorse che i Guzzurresi estraevano non l'ossigeno, ma bensì materiali meno importanti, il piombo, l'argento, materiali futili, la dea si incazzò, disse: allora! E allora vivo giù qui nella sala da una finestra che riporta la sua effigie, proprio spaccò la finestra, no? Una finestra antropomorfa. Giovanna, la facciamo vedere. Giovanna, vai a far vedere la finestra. Da lì entrò la dea Oxygen. Disse: cosa fate, Guzzurresi? Ora la mia effigie, boom, la ruppe in mille pezzi. E i Guzzurresi furono presi dal panico, dallo sconforto. E cosa fecero? Cercarono di appendere i pezzi alla parete per ringraziarsi il perdono della dea. Ma da allora Guzzurra crollò. Imperio, pensate che un tempo esistevano le scale mobili, ora qua non ci sono. Certo. Ecco, stiamo uscendo alla luce del sole. Eccoci qua. E arriviamo in cima. Fesso, ma le volte è dura. Guardate il panorama che si vedeva da questo trilobato della Boes Factory. Un'altra sala lì, secondo me è la sala principale, però devi strisciare per entrare là sotto. Che dici? Ci vado? Andiamoci. Aspetta. Fai. Filmando è un casino. Eccoci qua. È uno spettacolo, ragazzi. Boes, Nuraghe Boes, antica sede. Se avete il bisogno, insomma, la possibilità di passare per queste terre comuni di nulla, venite a vederlo. A vostro discapito, ovviamente. Perché non è controllato, ma venite a vederlo. Il mistero c'è, il Nuraghe è spettacolare, perdo un po' il mio plomb alla Fesso, ma facciamo qualcosa per questo Nuraghe. Alla prossima, da Fesso. Di Fessum, siamo giunti qui. Questa è la struttura della laveria. Perché la laveria? Viene estratto l'ossigeno, ma andiamo dentro a capire perché la laveria. Misteri. Eccoci all'interno di questa fessura. Da dove
veniva fuori l'acqua. Qui veniva raccolta l'acqua per scendere giù lungo questo scivolo e giungere alla ruota sotto di me. Una ruota da mulino, una ruota molto, molto grande. Una ruota di dimensioni veramente incredibili. Grande, probabilmente sui 10 metri o 30 o 40 di diametro. Non lo sanno i scienziati. E guardate, è rimasto qui a fianco a me un residuo di quella che fu una ruota di ferro probabilmente, o forse un ingranaggio che faceva girare la palla, la ruota, e quindi lavava l'ossigeno. Qua era situata la ruota. Vedete, Gennaro, riprendi bene questo punto. Ecco, qua erano i cardini che facevano ruotare tutta la ruota. Ma perché tutto questo? Perché l'ossigeno andava lavato. Lavato da cosa? Ci chiediamo noi. Beh, no, certamente non dallo sporco. L'ossigeno andava lavato dall'anidride carbonica. Perché, dite voi? Beh, perché era meglio respirare l'anidride carbonica. Cosa dite? Bene amici, eccoci qui, siamo all'esterno come abbiamo iniziato questa puntata per parlare definitivamente della miniera. Abbiamo detto si estraeva il rame e da qui il nome Fontana Raminosa, perché era talmente tanto il rame che veniva estratto che il posto prese il nome di Fontana. Ce n'era talmente tanto, uno dei primi ristoranti giapponesi della Sardegna. Pensate un po', poi abbandonato negli anni 80 quando la globalizzazione ha fatto sì che i ristoranti andassero dappertutto. Ma qui con me adesso c'è il nostro esperto, Thomas, che abbiamo visto all'interno della laveria. Cosa ci racconti rispetto a questa miniera? Ma cosa cazzo? Ecco, avete capito l'importanza della cultura. Alla prossima puntata di Fessom, però penso forse che sta tornando il nostro esperto, Thomas. Mistero, vai. Sempre parole molto incisive. A te Richard, saluta gli ospiti e alla prossima puntata. E se pensate che sia tutto qui e che i misteri siano risolti, non avete capito molto, perché abbiamo altro in serbo. E dove, quando, come, affesso. Seguitemi.